Una fiamma al giorno, energie dell'11 di novembre. Scegliete la vostra variante, sole, onice nero, luna. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci l'energia di questa giornata importantissima, portale 11-11 di questo novembre, meraviglioso, eh? Quindi attenzione che ci sarà un'energia fortissima che è in risonanza con quella del corridoio dell'eclissi che si è conclusa l'8 di novembre. Allora, sole. Ancora delle paure vengono a galla, quindi ci saranno ancora delle ferite che saranno portate alla luce, quindi siamo ancora nell'energia dell'eclissi, siamo ancora nell'energia della trasformazione. Non spaventatevi se vi vedete ancora, diciamo, un pochino abbattuti da situazioni di ferite, perché vengono fuori proprio per farvi diventare solidi, forti e cominciare una nuova situazione al di fuori di queste ferite. Quindi molto, come dire, sì, abbiamo detto solidi è la parola giusta, solidi dentro. Quindi mi raccomando, se ci sono ancora delle ferite, non preoccupatevi, anzi guardatele, ringraziate, perché l'anima vi sta parlando, vuole che possiate cominciare la nuova fase della vostra vita libera dai pesi, libera dai pesi del passato. E mi sta dicendo, ci sarà ancora da equilibrare, ci sarà ancora un po' da combattere, alte onorificenze da ricevere, però sarà qualcosa di veramente, diciamo, liberatorio, ecco. Ok, sì, qua mi sta dicendo, entrate nell'ottica di creare, entrare consapevolmente nella creazione della vostra vita essendo in risonanza con l'anima. Quindi qua c'è ancora qualcosa che l'anima ci sta dicendo: entrate dentro di voi, entra dentro te stesso, controlla, diciamo, no, controlla è brutto, no, ascoltati che la tua realtà rifletterà quello che energeticamente andrai a ripulire proprio in questo momento. Quindi è un momento fondamentale di pulizia per creare la vostra realtà futura. Onice nero, ok, allora c'è ancora qualcosina da, c'è ancora un pochino da aspettare. Se state aspettando qualche cosa che vi preme, se siete, diciamo, state affrontando un progetto, se siete appunto, allora per quanto riguarda anche la relazione di fiamma, abbiate ancora un po' di pazienza, come sta dicendo, state superando proprio il bivio a cui appunto abbiamo parlato in questi ultimi tempi, si sta aprendo questa strada, quindi non abbiate fretta, lasciate che l'anima possa svolgere le sue, diciamo, svolgere il suo compito, il suo piano, diciamo, senza operare controllo, senza paura, perché l'impazienza è paura. Qua ti sta dicendo, la strada si sta allargando, quindi non avere fretta, aspetta ancora un po', perché tutto sta andando così esattamente come deve andare e si starà materializzando questa strada. Quindi non è un qualcosa che dovete andare a comprendere, sarete guidati in questo momento di attesa, sarete guidati dall'alto e quindi diciamo che sarete pronti proprio per andare a intraprendere questa strada. Vediamo un po'. Sì, ok, tutto quello che è impazienza o diciamo malessere, andate a vederlo, ascoltatelo, leggete il messaggio dell'anima che vi sta parlando, perché il cambiamento arriva qua. Questa strada la potrete intraprendere proprio materialmente nel momento in cui vedrete che non c'è più resistenza, c'è abbandono all'anima e c'è accettazione di tutto quello che sta arrivando, anche l'attesa. Quindi se vedete che siete tranquilli, vuol dire che siete esattamente pronti proprio per intraprendere questa strada. Se c'è ancora impazienza, se c'è ancora vi fate delle domande, vuol dire che c'è ancora qualcosina da capire, un messaggio ancora da ascoltare, qualcosa da guarire, e quindi c'è, diciamo, ancora un pochino di attesa da operare. Luna, l'anima, qua c'è il femminile, l'imperatrice, l'anima è imperatrice, oppure siamo, adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono le altre carte, oppure siamo delle persone che ormai sono in possesso del proprio potere femminile. E sì, siamo proprio è un pochino come se avessimo già iniziato una nuova fase della vostra vita, della nostra vita. C'è l'innocente, qua c'è proprio il senso di si materializza qualcosa di nuovo, libero,
spogliato dai pesi, dallo sporco, tra virgolette, che dobbiamo eliminare. Ricordate la carta del camino che ci parla proprio di togliere le incostazioni. Evidentemente avete fatto tutto ascoltando l'anima, l'anima imperatrice. Voi siete imperatrici se siete la polarità femminile, state cominciando una nuova fase. Quindi qua c'è veramente il senso di cominciare qualcosa di nuovo. Guidato dall'anima, quindi qua c'è veramente il senso di andare a fare qualcosa di meraviglioso, perché l'anima, sapete che nel momento in cui è libera di agire, ci porta benedizioni di tutti i tipi, anche materiali, e qua ci sta dicendo che è importante l'equilibrio interiore, che voi avete già trovato, quindi sarà un qualcosa che diciamo avete raggiunto con difficoltà probabilmente, ma avete diciamo completato questa fase, ecco, e quindi siete pronti proprio per cominciare qualcosa di nuovo. Vediamo un po'. Ok, qua mi sta dicendo qualsiasi cosa sia il messaggio che arrivano, se ci sono delle comunicazioni che arrivano da fuori, se ci sono delle comprensioni che arrivano da dentro, mantenete l'equilibrio, perché un equilibrio stabile è quello che vi permetterà proprio di intraprendere questa nuova via pienamente nel proprio potere. Quindi mantenete questo equilibrio, deve essere un lavoro instancabile, deve essere qualcosa di continuo. Quindi non dimenticatevi mai di ascoltare, di sentire, di sentirvi, perché solo così sarete veramente liberi da tutti i pesi del passato. Quindi qua c'è veramente il senso di partire per qualcosa di nuovo, totalmente liberi e leggeri.